Due furti in tre giorni. È l'infelice record raggiunto dal negozio di noleggio di biciclette Burlanolo nella Pineta di Ponente, di proprietà di Massimiliano Francesconi, imprenditore conosciuto anche nel mondo del carnevale di Viareggio, dove lavora per il carrista Roberto Vannucci. Il primo colpo risale proprio a sabato 23 febbraio nel tardo pomeriggio, quando era ancora in corso la festa sui viali a mare. I ladri hanno forzato la macchinetta delle bevande rubando qualche centinaia di euro. Nella notte del 25 febbraio un nuovo furto. Era circa l'una di notte quando tre malviventi, come riportano le telecamere di videosorveglianza interne al negozio, hanno forzato il portone nel retro e, dopo aver messo tutto a soqquadro, sono fuggiti con quattro biciclette, di cui una elettrica, per un valore di circa 2.500 euro. Sono venuti stamani i carabinieri, hanno fatto i prelievi, tutte le cose, e guarderemo un pochino. Hanno visto un po' dalle telecamere che si vede qualcosa, si vede che erano tre. Il problema è che la Pineta la sera si trasforma in terra di nessuno. Questo è il commento di alcuni commercianti della zona, come Roberto Tarducci dell'omonimo negozio di noleggio di biciclette, che l'anno scorso ha subito più di 10 furti, tutti concentrati in poche settimane. Siamo stanchi di parlare, ha detto. La situazione non cambia e noi continuiamo ad investire di tasca nostra per difenderci. Metterò le dovute precauzioni, metterò più allarmi, più chiusure bene, perché è il mio lavoro, devo andare avanti.